arrestati gli ambulanti dello spaccio. Con loro avevano oltre 400 grammi di eroina. Palio Selva ha confermata la deplorazione per il lancio della bottiglietta. San Valentino, fiori e cioccolatini, i regali più gettonati anche a Siena. Lo sport, Emma Villas, domenica in campo al Palagrotte contro la Mater Domini Volley. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. Arrestati gli ambulanti dello spaccio, con loro avevano oltre 400 grammi di eroina. Vediamo il servizio. Sequestrati oltre 400 grammi di eroina a seguito di una indagine della polizia in Valdelsa. Durante un appostamento nella zona di Drove, infatti, i poliziotti hanno verificato la presenza di un veicolo con due uomini a bordo, decidendo di procedere ad un controllo. Il conducente ha subito cercato di ripartire, ma l'auto è stata immediatamente fermata con una manovra di sbarramento e sottoposta a ispezione. A seguito del controllo sono state trovate, nascoste in appositi contenitori del vano portaoggetti dell'autovettura, circa 40 dosi di eroina e cocaina, già confezionate e pronte per lo smercio, ed una pasticca di anfetamina. I due uomini di nazionalità tunisina, entrambi con precedenti, erano anche in possesso di denaro contante e numerosi telefoni e schede SIM. Tutti e due hanno dichiarato di non avere una fissa dimora, ma incrociando alcuni dati, gli agenti hanno verificato che uno dei due era ospitato da un altro nordafricano in un appartamento nella provincia di Firenze. A quel punto i poliziotti del commissariato, insieme ai colleghi della squadra mobile della Questura di Siena e da quelli della mobile di Firenze, sono andati all'abitazione individuata per effettuare una perquisizione, portando anche un'unità cinofila specializzata nella ricerca di droga. Nell'abitazione saranno rinvenuti oltre 400 grammi di eroina, insieme a sostanza da taglio, materiale atto al confezionamento delle dosi di droga, un bilancino di precisione, altri telefoni cellulari e schede telefoniche, alcune dosi di ecstasy e metanfetamine. Il GIP di Siena ha convalidato gli arresti ed applicato ad uno la misura della custodia in carcere e all'altro la misura del divieto di dimora a Siena. L'operazione ha consentito di fermare un importante canale di approvvigionamento di sostanze stupefacenti. E adesso una notizia di poche ore fa: processo campo baseball, Castellina Scalo, condannato l'ex sindaco Bruno Valentini. Dettagli nel servizio di Andrea Radi. Processo sulle presunte irregolarità nella costruzione del campo di baseball di Castellina Scalo a Monteriggioni. Sono tre i condannati dal giudice Luciano Costantini per i reati di falso ideologico in concorso. Per l'ex sindaco del Borgo Turrito Bruno Valentini e il dirigente comunale Ufficio Lavori Pubblici Leonardo Bonini è stata emessa una pena di 8 mesi, per l'ex dipendente Ufficio Sport della provincia di Siena Carlo Vieri una condanna a 9 mesi. I tre sono stati condannati a risarcire in separata sede civile il comune di Monteriggioni. Nello specifico, per Valentini è arrivata una condanna con condizionale senza menzione, soltanto per uno dei tre capi d'accusa, legato alla falsità della domanda presentata per ottenere il finanziamento regionale per costruire il diamante. Per gli altri due, riferiti invece all'alterazione di atti e falsa dichiarazione, c'è stata l'assoluzione. La Procura di Siena, al termine della requisitoria, aveva chiesto, per accuse a vario titolo che andavano dal falso ideologico alla truffa e frode a danno della pubblica amministrazione, la condanna degli imputati a pene comprese tra i 2 e i 3 anni e mezzo. Per Valentini erano stati chiesti 2 anni. Assolti, perché il fatto non sussiste, l'ex dipendente comunale Giovanna Vestri, l'ex assessore al comune di Monteriggioni Giovanna Violetti, l'ex presidente del Siena Baseball Gianfranco Lisi, Evasio Magliozzi, direttore dei lavori del campo di baseball, e Domenico Gioia, direttore della ditta esecutrice dell'appalto. Secondo l'accusa, la domanda di partecipazione al bando a sostegno all'impiantistica sarebbe falsa e redatta con una documentazione che per la procura è datata al 28 febbraio 2011, mentre in realtà sarebbe stata preparata il 12 marzo 2011. Contestualmente, il giudice non ha ravvisato reati nella fase esecutiva dei lavori, per cui erano a giudizio Magliozzi e Gioia. Cambiamo adesso argomento. La giunta comunale ha sanzionato la contrada della Selva con una deplorazione per il lancio della bottiglietta durante la carriera dell'assunta. L'episodio aveva suscitato scalpore, anche perché a lanciare la bottiglietta sulla pista era stato Maurizio Forzoni, consigliere comunale contradaiolo. È arrivata la decisione definitiva relativamente a quanto accaduto durante lo scorso palio del 16 agosto, quando durante il secondo giro alla curva del Casato e prima del passaggio dei cavalli è stata lanciata dal palco di Palazzo Berlinghieri una bottiglia di plastica piena, episodio per il quale l'assessore delegato aveva demandato all'amministrazione comunale la decisione in merito alla sanzione da applicare, così come prevede il comma 1 dell'articolo 103, in quanto non rientra nelle sue competenze svolgere autonome considerazioni al fine di arricchire la documentazione ufficiale in suo possesso e deliberare direttamente una proposta sanzionatoria.
La giunta comunale, riunitasi ieri pomeriggio, ha deliberato di sanzionare con una deplorazione la contrada della Silva, così come previsto al punto B dell'articolo 97 del regolamento del Palio, in quanto ritenuta responsabile, a norma dell'articolo 101,2, del comportamento tenuto da un proprio contradaiolo in occasione delle fasi della corsa dello scorso Palio del 16 agosto. Nessuno sconto quindi per la contrada della Silva, giudicata responsabile del comportamento del proprio contradaiolo, sebbene non stesse rappresentando ufficialmente la stessa, né come figurante né come dirigente. Una deplorazione che non cambia le carte in tavola per la Silva, sulla quale non pendeva nessuna squalifica, né deplorazione, né tantomeno censura. Ancora cronaca, commerciante non emette gli scontrini. Chiusa l'attività, il servizio. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena proseguono l'azione di controllo economico sull'intera provincia. Molteplici gli interventi attuati in tutta la circoscrizione di servizio in materia di contrasto all'abusivismo commerciale, alla contraffazione e al riscontro sul corretto adempimento degli obblighi fiscali. Controlli quelli delle fiamme gialle sempre più mirati e selettivi, grazie al contributo fornito dalle informazioni rese disponibili dalle numerose banche dati in uso, che rendono più agevole individuare i contribuenti connotati da un più alto indice di rischio, evitando in tal modo interventi generalizzati. È in tale ambito che i finanzieri proprio in questi giorni hanno dato seguito alla procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria di chiusura dell'attività nei confronti di un soggetto operante in Valdichiana nel settore del commercio al dettaglio di prodotti per la persona e per la casa. Nei suoi confronti i militari, avendo riscontrato 4 distinte violazioni commesse nel corso dell'ultimo quinquennio, hanno reso esecutiva la sospensione dell'attività commerciale per 3 giorni disposta dalla Agenzia delle Entrate con apposito decreto. Gli effetti distorsivi causati da tali forme di illecito fiscale alterano le regole del mercato, creando un indebito vantaggio competitivo per i commercianti non in regola, in danno quindi di quelli onesti. Peraltro l'evasione fiscale produce effetti negativi per l'intera economia, pregiudicando le risorse economiche dello Stato e accrescendo il carico fiscale per i contribuenti che operano nel rispetto della legalità. Queste tipologie di controlli proseguiranno in maniera incessante anche nei prossimi giorni, a testimonianza ancora una volta dell'attenzione posta dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio di competenza a tutela delle aziende incorrotte e della libera e leale concorrenza nel mercato. Torniamo a parlare del coronavirus. L'amministrazione comunale senese è in contatto diretto con le aziende sanitarie per avere aggiornamenti in tempo reale in merito all'epidemia di coronavirus. Questa la comunicazione è arrivata da Palazzo Pubblico, contenente non solo rassicurazioni per i cittadini, ma anche consigli. Teresa Scarcella. Dopo l'allarme delle scorse settimane, in seguito alla notizia del passaggio in terra senese della famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus e dopo l'attivazione al pronto soccorso del check-in pre-triage per isolare eventuali casi sospetti, il Comune di Siena ha risposto presente alla circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio scorso in merito alle indicazioni per gli operatori dei servizi ed esercizi a contatto con il pubblico emanata a seguito dell'epidemia da coronavirus. L'amministrazione comunale è in costante contatto con le aziende sanitarie per avere aggiornamenti in tempo reale, si legge nella nota. Anche da Palazzo Pubblico arrivano inoltre i consigli indirizzati ai cittadini ai quali si chiede di attenersi alle normali norme igienico-sanitarie valide anche in caso di influenza, ovvero lavarsi frequentemente le mani, porre attenzione all'igiene delle superfici, evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simili influenzali, adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro. Nel caso in cui si abbia il sospetto di essere venuti a contatto con un soggetto affetto dal coronavirus, il Comune ricorda che in quel caso è opportuno contattare il numero di pubblica utilità 1500 o seguire le istruzioni che si trovano sul sito del Ministero della Salute. Cambiamo decisamente argomento. San Valentino, la festa degli innamorati, cioccolatini e rose, vince anche quest'anno e anche a Siena la tradizione e il servizio. Che cos'è l'amore? Chi ha vinto? La scelta più ovvia per dimostrare alla persona amata tutto l'amore che si prova è la cena a lume di candela, ma il modo perfetto per dire ti amo resta il fiore. Una volta all'anno, dai, se no poi ci portano per bocca. Avendo 3 donne in casa, è per forza, è dovuto. I regali più gettonati, infatti, anche per questo San Valentino, restano i mazzi di rose rosse. Tutti felici, quindi, insomma, grandi appassionati.
Finché c'è l'amore. C'è secondo me anche la possibilità di un cambio di romanticismo. La rosa rossa è, forse comincia a essere, come dire, forse più scontata, c'è più voglia di colore di mazzo, c'è più conoscenza del fiore. Quindi tanti uomini che vogliono proprio il mazzo. Attenzione però a quello che si comunica quando si regalano dei fiori. È meglio farsi un'idea del vocabolario floreale per evitare di fare figuracce proprio a San Valentino. Dopo i fiori, tra i regali più gettonati ci sono i cioccolatini e i dolci. Se ne compra tanti per gruppi. Quindi non so se la tendenza è quella di festeggiarlo tutti insieme o se non ci sono più coppie. Spero che si festeggi tutti insieme. Tanto romantici, tanti fuori. Quindi anche il cioccolatino non passa mai di moda. Mai, la cioccolata come fa da padrona. Noi quest'anno abbiamo fatto solo cioccolata praticamente, è andata proprio per la maggiore, cioccolati di tutti i tipi, al latte fondente, bianca, con la frutta, senza frutta, un tripudio di cioccolata. Presentato il progetto Bulli e Pupe, progetto che vede insieme Comune e Ordine degli Avvocati per un percorso rivolto alle scuole che si ispira alle indicazioni normative del MIUR sull'educazione alla parità tra i sessi e sulla lotta alla violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Vediamo. Noi stiamo cercando di promuovere sempre più iniziative che sono rivolte a, diciamo, abbattere completamente queste barriere invisibili che ci sono tra le persone, e ovviamente bisogna partire dai giovani ragazzi. Io ringrazio specialmente l'Ordine degli Avvocati, il Comitato Pari Opportunità, perché hanno organizzato e hanno portato avanti proprio questa iniziativa che è importantissima. Noi come Comune l'abbiamo subito sposata, perché è dai giovani che bisogna partire per cercare proprio di impiantare il seme, perché poi loro saranno il nostro futuro, e quindi bisogna partire da loro e insegnargli esattamente quello che poi li farà diventare i cittadini di domani. Interverranno avvocate e avvocati che fanno parte del Comitato Pari Opportunità, oltre appunto alla partecipazione della consigliera di parità, saranno strutturati, in questo modo verrà fatto un primo escursus storico un po' sulla figura della donna, quindi dove la donna è arrivata e da dove siamo partite. Ovviamente escursus storico che poi si è declinato anche all'interno delle nostre leggi, a partire dalla Costituzione fino alle leggi più recenti, quindi che percorso hanno dovuto fare le donne. Poi verrà fatto un riferimento sicuramente a livello culturale a quelli che sono gli stereotipi, a quello che è il linguaggio di genere, come sottolineavo, non solo il linguaggio che poi si traduce in linguaggio estremo, il linguaggio cosiddetto d'odio, di discriminazione, proprio il linguaggio parlato comune, dove inconsciamente ognuno di noi utilizza dei riferimenti al maschile e al femminile in un certo modo. Nasce la cooperativa di comunità Il Feudo a Murlo. Domani si svolgerà la presentazione ufficiale. Lo scopo della cooperativa sarà quello di rappresentare un nuovo spazio e progetto sociale per tutto il territorio di Murlo, dove i cittadini stessi creeranno servizi e ne usufruiranno per un miglioramento della qualità della vita. Si tratta della prima assemblea pubblica della cooperativa di comunità Il Feudo, che si è costituita recentemente nel nostro territorio. Farà un'introduzione il presidente, che è Filippo Lambardi, e poi a seguire una serie di interventi, ma anche del pubblico che vorrà fare domande, chiedere la parola a qualsiasi, comunque interventi già programmati dell'assessore Bugli della Regione Toscana, che tanto ha lavorato e sta lavorando a questa idea, a questo concetto della cooperativa di comunità. Poi ci saranno l'intervento di Sammuri, l'intervento del sindaco Gugliotti, l'intervento ovviamente del nostro sindaco Davide Ricci. La cooperativa si rivolge a diversi tipi di servizi. Un primo interesse può essere quello della valorizzazione del territorio attraverso la riscoperta appunto della sentieristica. Una direttrice importante può essere rappresentata ad esempio da quella che passando attraverso la Befa ci consentirebbe anche di creare un punto di ristoro là dove si trovava la vecchia stazione. Poi non ci dimentichiamo che nel nostro territorio comunale è stata fortunatamente valorizzata una struttura, una vecchia struttura, trasformandola in struttura di accoglienza per gli anziani, diurno anziani, che aspetta a questo punto di essere gestita. La cooperativa può offrirsi chiaramente di fare questo, fino ad arrivare però a fare semplicemente compagnia all'anziano in casa, accompagnare la persona anziana a una visita medica, di portargli la spesa a casa.
Sarà una grande giornata di festa fra le vigne, aperta a tutti coloro che amano la natura e il saper fare in campagna. Questo è il secondo festival del Portatore della Vite, che si terrà sabato 29 febbraio a Castelnuovo Berardinga, a fare da contorno alla combattuta e appassionante gara di potatura della vite che premierà i migliori potatori d'Italia. Ci saranno anche molti inconsueti eventi che permetteranno a grandi e a piccoli di trascorrere una piacevole giornata all'aperto. I dettagli nel servizio. Ci aspettiamo di vedere persone da tutta Italia che competeranno per essere il miglior potatore, sia per tempi che per caratteristiche e per qualità, ma anche tanti avventori da tutta Italia e anche dalla provincia, per visitare un bellissimo luogo come quello di San Felice, poter fare degustazione, poter passare e trascorrere una giornata di festa in campagna, far conoscere ancora di più il nostro territorio. Quello che abbiamo fatto lo scorso anno è stato il primo evento e quindi è stato anche un modo per noi per prendere le misure. Il successo è stato importante ed è quello che abbiamo cercato un po' di ripetere anche a San Felice, nel senso che l'obiettivo è creare questa giornata molto leggera in cui al centro di tutto c'è la potatura, al centro di tutto c'è il confronto di queste persone che vengono a mettersi anche a confronto gli uni con gli altri, però il tutto tenuto in modo festoso, leggero, in una giornata che speriamo il tempo ci aiuti, possa diventare veramente una giornata piacevole del saper fare in vigna, una festa in vigna. Ancora province non hanno oltre 250.000 pasti plastic free nelle mense scolastiche di Poggibonsi, grande risultato in termini di sostenibilità ambientale, lo definisce l'assessore alle politiche educative Susanna Salvadori, vediamo. Sono oltre 250.000 i pasti plastic free erogati e consumati in un anno nelle mense scolastiche di Poggibonsi, un fatto che coinvolge più di 2.000 persone che sono gli utenti del servizio mensa interessati dalla sostituzione di stoviglie monouso con piatti, bicchieri e posate vere, numeri importanti e di forte impatto anche in chiave di sostenibilità ambientale, spiega l'assessore alle politiche educative Susanna Salvadori. Nelle nostre scuole la plastica ha lasciato da tempo il posto al materiale biodegradabile e compostabile, ovvero a piatti, bicchieri e posate in Mater B. 2 anni fa, continua Salvadori, è stato introdotto un ulteriore salto di qualità legato alla progressiva dismissione dei monouso a favore delle stoviglie riutilizzabili. Questo percorso si è sviluppato interessando tutti i plessi già alla fine del precedente anno scolastico. Con un supplemento di lavori, precisa l'assessore, che si è svolto nelle ultime settimane alla scuola Marmocchi, il percorso è oggi completo. In ogni scuola, infatti, l'introduzione di piatti in ceramica e di bicchieri di vetro è stata conseguente all'allestimento da parte del gestore dell'apposita zona con attrezzature per il lavaggio delle stoviglie, condizione necessaria per dismettere i monouso in Mater B. Tale allestimento si è completato anche alla Marmocchi, dove dalla prossima settimana il servizio mensa vedrà l'introduzione di questa novità nelle stoviglie. Gli obiettivi, chiude Salvadori, sono migliorare la qualità del servizio e valorizzare la corretta alimentazione, anche facendo sensibilizzazione e promozione sulle buone pratiche alimentari e ambientali. E nel giorno di San Valentino all'Istituto Roncalli di Poggibonsi si è discusso di HIV con il professor Stefano Buttò. L'iniziativa rientrava nella rassegna divulgativa Caffè Scientifici. Prosegue all'Istituto Roncalli di Poggibonsi la rassegna divulgativa dei caffè scientifici. Oggi alle 16.30 per San Valentino si è discusso dell'HIV con il professor Stefano Buttò per la conferenza HIV, un mutaforma tra Proteo e Ulisse, un vero e proprio viaggio per scoprire l'HIV, la diffusione dell'AIDS e le difficoltà che si incontrano a sviluppare un vaccino efficace contro questo virus. Abbiamo scelto, commenta il dirigente scolastico Gabriele Marini, una data che simbolicamente ricorda l'amore, Eros, un sentimento che riguarda, in tutte le sue forme, la fascia adolescenziale a cui ci rivolgiamo. È importante, sottolinea Marini, che studentesse e studenti vivano con serenità le loro prime esperienze, nella consapevolezza però che anche dei rischi potrebbero correrli. La divulgazione scientifica, dice Marini, si intreccia anche con le altre discipline. Stefano Buttò è laureato in scienze biologiche all'Università La Sapienza di Roma. Nel 1982 entra nel laboratorio di virologia dell'Istituto Superiore di Sanità, lavorando prima sul virus influenzale e successivamente sul virus HIV, interessandosi ai meccanismi patogenici dell'infezione, alla diagnosi di laboratorio e alla variabilità antinogenica e genomica del virus. Il gruppo di ricerca del quale Buttò fa parte sarà il primo in Italia e il quarto al mondo a isolare il virus HIV.
HIV. Dal 1989 al 1991 collabora con la Duke University of Durham, North Carolina. Dal 2006 al 2017 è direttore del reparto infezioni da retrovirus nei paesi in via di sviluppo. Dal 2017 è ispettore nell'ambito del sistema di gestione della qualità per la valutazione di conformità dei dispositivi medici e diagnostici. Adesso Sina Lunga ha presentato il comitato di Eugenio Giani e al centro dell'attenzione anche le vicende della politica nazionale, con Giani che non si dice preoccupato in merito alla coalizione. Vediamo. Ci troviamo al Teatro Pinsuti di Sina Lunga per il battesimo del comitato elettorale delle aree Valdichiana, Valdorcia e Amiata del comitato elettorale di Eugenio Giani. Di fronte ad una nutrita platea di sindaci, amministratori locali e rappresentanti di associazioni di categoria, Giani ha parlato del lavoro e dello sviluppo sostenibile come priorità del suo programma, senza dimenticare le aree marginali che hanno bisogno di una presenza più costante del governo regionale. Ai nostri microfoni aveva dichiarato che seguirà da vicino i piccoli comuni, quindi la vedremo spesso in queste zone? Certamente, l'ho fatto in questi 5 anni, a maggior ragione se verrò investito dai toscani del ruolo di Presidente della Regione. Qui vicino c'è una bella fattoria, la Fratta, quella che genera tanti capi di bestiame che poi portano alla razza chianina. Identità e particolarità nelle produzioni di ciascuno dei comuni che nelle aree interne garantiscono il valore della Toscana diffusa. Un progetto forte, quello del centro-sinistra toscano, ha ribadito più volte Giani, che non sarà messo in discussione neanche da un'eventuale crisi di governo. Comunque sia, noi siamo una coalizione che nasce da progetti che sono partiti lontano. Oggi a Firenze stiamo discutendo della sentenza del TAR e poi del Consiglio di Stato sull'aeroporto che frenerà questo processo. Siamo sulle stesse posizioni con Italia Viva. Così come ieri eravamo a discutere della sicurezza. Sono molto di più le questioni che uniscono la coalizione che va da Italia Viva alla sinistra di Articolo 1, dalla sinistra italiana, di quelle che dividono. Spostiamoci adesso a Montalcino, dove sale l'attesa per il Benvenuto Brunello 2020, un'attesa mista ad alta aspettativa, visto che l'annata della vendemmia 2015 relativa al Brunello 2015, che verrà presentato per l'appunto quest'anno, è stata considerata un'annata eccellente da 5 stelle. Sentiamo i dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. Non è una sorpresa, perché l'aspettativa per il nuovo Brunello 2015, giudicato a 5 stelle e come una delle migliori annate di sempre, è altissima, ma Benvenuto Brunello 2020 punta sul record di presenze. Gli accrediti per gli operatori sono praticamente esauriti in pochissimi giorni, centinaia di giornalisti nazionali e internazionali non mancheranno alla giornata dedicata alla stampa, mentre sono ancora a disposizione i biglietti per tutti gli amanti del vino, che avranno 3 giorni, sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 febbraio, per degustare le nuove annate in uscita: il Brunello di Montalcino 2015, il Brunello Riserva 2014, il Rosso di Montalcino 2018, il Moscadello e il Sant'Antimo. C'è grande attesa anche di scoprire il programma ufficiale, dallo chef che curerà la cena di gala del venerdì ai premi Leccio d'Oro e i convegni organizzati al Teatro degli Astrusi, fino al nome top secret di chi poserà sul muro del Palazzo Comunale Storico la formella celebrativa contenente le stelle assegnate all'ultima vendemmia. Un compito andato in passato a personalità del calibro di Sting, Alex Zanardi, Sandro Chia, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Oscar Farinetti e molti altri grandi personaggi dell'arte, della musica, dell'enogastronomia e dell'imprenditoria mondiale. E adesso apriamo la nostra pagina sportiva. Mentre sul campo la Robur si prepara alla sfida di domenica contro la Pistoiese, sul fronte tifosi i fedelissimi hanno diffuso ieri un comunicato firmato dal presidente Lorenzo Mulinacci, nel quale sottolineano lo scontento per il mercato dei bianconeri, senza giudicare né condannare le contestazioni da parte dei tifosi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Andrea Radi. Si avvicina la sfida di domenica alle 17.30 allo stadio Melani di Pistoia contro la Pistoiese. Una sfida importante per la Robur, chiamata ad una prova di forza dopo l'ottimo punto guadagnato in rimonta contro la capolista Monza nell'ultimo turno. Con 32 punti la Pistoiese occupa la 10ª posizione in classifica, a 6 punti di distanza dai bianconeri, sesti in classifica a quota 38. Una vittoria porterebbe quindi ad ampliarsi il distacco tra la Robur e le inseguitrici, mentre in caso di sconfitta proprio la Pistoiese tornerebbe ad avvicinarsi pericolosamente alle parti alte della classifica. Sul fronte tifosi invece, Lorenzo Mulinacci, presidente del Siena Club Fedelissimi, ha diffuso un comunicato sulla situazione della squadra.
Noi, come la stragrande maggioranza dei tifosi, si legge nel comunicato, non siamo contenti per come la società si è mossa sul mercato. Aspettavamo una punta con certe caratteristiche, soprattutto in termini di reti, che non è arrivata. Sono arrivati altri giocatori che, curriculum alla mano, non hanno molta confidenza con il gol, lasciando apparentemente insoluto uno dei problemi di questa squadra. Ovviamente, come tutti, ci auguriamo di essere smentiti dal campo, ma questa per ora è solo una speranza. Questa situazione ha portato alla nascita di una contestazione che io e fedelissimi, da sempre dentro i meccanismi di una tifoseria, non ci permettiamo né di giudicare né tantomeno di condannare. Ognuno è libero di dire e fare ciò che vuole, nel massimo rispetto. Per quanto ci riguarda, riteniamo che quando i fedelissimi decidono di scendere sul piano della contestazione, ci devono essere sempre motivi seri, così come abbiamo sempre dimostrato nei nostri 50 anni di vita. Un conto, la contestazione seppur compatta e numerosa, da parte di singoli tifosi e di altri gruppi che noi rispettiamo, un altro, quella dei fedelissimi, che nel bene e nel male, con errori anche grossolani ma anche con grandi intuizioni, rappresentano comunque un club con 50 anni di storia ed esperienza. La nostra è una struttura organizzata e come tale qualsiasi atteggiamento adottato sarebbe soggetto a rimanere ben evidente nel tempo, con tutte le conseguenze del caso, in bene o in male. E adesso il volley, l'Emma Villas. Siena scenderà in campo domenica al Palagrotte, un campo difficilissimo contro la Mater Domini. A commentarci la partita il giocatore Emanuele Lucconi. Da, restando comunque nella categoria, ora come ora sta giocando bene, quindi è una squadra che può tranquillamente metterci in difficoltà. Oltretutto c'è anche il fattore campo, che è un fattore che non è da mettere in discussione, perché il pubblico è praticamente un settimo giocatore in campo. Noi non guardiamo mai la classifica, e questo è vero, e soprattutto le partite bisogna viverle giornata per giornata, senza guardare a fare pensieri riguardo a adesso mi salvo, se vinco questa, se vinco quest'altra o quant'altro. Quindi bisogna giocare partita per partita e alla fine si vedrà il risultato. Molte squadre, è capitato molte volte in cui squadre matematicamente potevano fare questo o fare quest'altro, alla fine non l'ha mai fatto, quindi diciamo che non guardare la classifica e pensare partita per partita è la cosa migliore che si può fare. Passiamo adesso al basket. In campo questa sera al Palaest alla Menzana nel big match di promozione con Libero Basket, che vale la vetta della classifica. Nel weekend invece impegno casalingo sia per la Virtus contro Pato che per il Costone, che ospita la Libertas Livorno. Andrea Radi. Giornata importante per il basket senese, che dopo gli stop dello scorso turno è chiamata a ripartire. Iniziando dalla Serie C Gold, dopo la pesante sconfitta a Castel Fiorentino, la Virtus torna al Pala Perucatti per affrontare la Pallacanestro Prato. Domenica alle 18 i rossoblu affronteranno i pratesi, attualmente noni in classifica, in cerca di due punti che sarebbero fondamentali per non perdere il passo con Castel Fiorentino e Chiusi, che formano con l'Acea il terzetto in vetta al campionato a quota 26 punti, la prima chiamata ad un impegno difficile sul parquet di La Spezia, un campo che in pochi sono riusciti ad espugnare in questa stagione, mentre la seconda è in trasferta sul parquet del Don Bosco Livorno, penultima in classifica. In Serie C Silver, la Vismeneri Ricostone torna al Pala Nannini per affrontare la Libertas Liburnia Livorno, fanalino di coda della classifica, ancora a caccia dei primi punti in campionato dopo 17 sconfitte consecutive. Un impegno tutto sommato agevole per i gialloverdi, che potrebbero raccogliere una vittoria importantissima, soprattutto per il morale, dopo le sconfitte delle ultime settimane, che sono valse ai ragazzi di coach Braccagni la discesa fino all'ottava posizione, dopo essere stati a due punti dal secondo posto appena tre giornate fa. In promozione si gioca stasera il big match tra la Menzana Basketball e il Libero Basket. Al Palaestra le due capoliste si scontrano per il primato nel girone B, dopo aver raccolto entrambe una sola sconfitta fino a questo momento, la Menzana proprio nella partita di andata, mentre il Libero nella trasferta sul campo della Maginot. Una partita fondamentale per i biancoverdi per il posizionamento ai playoff. In caso di vittoria, infatti, i ragazzi di Coach Binella metterebbero una seria ipoteca sul primo posto. Nel femminile, infine, trasferta importante per il Drago alla Fornace, che domani sera sarà protagonista a Pontedera della sfida per il terzo posto, che ad oggi vede appaiata a 22 punti proprio le bianconere, Pontedera e Prato. In caso di vittoria, le ragazze di Coach Fattorini solidificherebbero la propria posizione, restando nella parte alta della classifica, che vede davanti soltanto Savona a 6 punti di distanza e l'inarrivabile Firenze, prima a punteggio pieno, a quota 34. E adesso la palla a mano. Domani la Ego Handball scenderà in campo al Palaestra contro Gaeta, una partita importante che i bianconeri devono vincere per rimanere aggrappati nella parte alta della classifica e per arrivare con il morale alto alla Coppa Italia, che ricordiamo è il prossimo fine settimana. I dettagli nel servizio di Teresa Scarcella.
Non può perdere la Eguen Ball Siena che domani scende in campo contro Gaeta. Lo ha detto anche il presidente Marco Sant'Andrea qualche giorno fa. Ne va non solo della classifica, che al momento vede i bianconeri al quarto posto dopo Conversano, Bressanone e Cassano, e Sassari alle costole con un meno uno facilmente recuperabile, ma soprattutto ne va dell'umore. 3 sconfitte in 4 partite sono già abbastanza, e se fisicamente i ragazzi di Lisica non sono al massimo della forma, visti i vari infortuni, allora devono giocare di testa, e per farlo serve l'umore alto, soprattutto per quello che verrà dopo sabato, ovvero la Coppa Italia. Il match contro Gaeta è importante proprio per questo, per rimanere aggrappati alla parte alta della classifica e arrivare a venerdì prossimo con lo spirito giusto. Le altre partite della giornata fanno un po' tremare il quarto posto di Siena, 2 in particolare, Sassari contro Eppan tenterà il sorpasso e Brixen, in caso di vittoria contro Fasano, potrebbe raggiungerla. Intanto a Cassano il compito di frenare la corsa di Conversano, mentre Bolzano cercherà la 5ª vittoria consecutiva in casa di Fusina. Nel caso in cui Conversano dovesse vincere e Bolzano cadere a Pressano, a quel punto Siena, vincendo contro Gaeta, potrebbe recuperare qualche posizione. Tutte congetture per il momento, a prescindere dagli altri campi, Siena deve vincere, ma non sarà facile visto che Gaeta lotta e lotterà per la salvezza. Difficile, perché loro sono in un buon momento e sono un'ottima squadra. Noi piano piano ci stiamo riprendendo, stiamo recuperando qualche giocatore, quindi penso che sarà una partita abbastanza dura. Non sarà facile, dobbiamo sempre dare il meglio di se stessi, dobbiamo iniziare la partita più concentrati, con molto meno errori tecnici che abbiamo fatto. Penso che ci si mettiamo con una giusta mentalità, possiamo portare vittoria a casa. Ed era questa nostra ultima notizia, adesso la festa dei vigili urbani che si è svolta mercoledì mattina, poi a seguire una cenetta romantica proprio per questa giornata dedicata all'amore, poi alle 22:15 la replica del nostro TG. È veramente tutto, un saluto dalla redazione di Radio Siena TV.